Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo video di Imperator Rome. Ho fatto un po' di pasticci con i salvataggi, quindi siamo leggermente indietro rispetto a quanto fosse il nostro ultimo gameplay. Ma quanti cavoli di forti ho qua, scusate? Ho tre forti a Creta? Non mi servono tutti questi forti, scusami, anche perché li pago. Pago il mantenimento dei forti? Mi sa di sì. Fort Maintenance. Cos'è questo? Chidonia. Sì che lo pago, uno al mese. No, 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 tiriamo giù il forte. Neanche qua tiriamolo giù, anche perché sono nella stessa area di influenza di quello. Ah, scusate, fammi vedere i forti un attimo. No, non sono. Perché non sono qua di influenza? Boh, ne metterei al massimo un altro qua, ma vabbè, non ora. Vabbè, sì, non potremmo anche. No, ma non c'è spazio, vabbè. E qua? No, neanche. Ma più che altro vorrei dichiarare guerra alla Macedonia, allora, sul serio. Perché mi sa che è un'ottima situazione questa, perché sono messi così bene da quello che possiamo vedere, quindi è un ottimo momento per noi. Allora, abbiamo visto un attimo fa che hanno 40 coorti, le hanno tirate su, ma non hanno più manpower. Penso che stiano andando molto di mercenari e in più hanno una guerra in corso contro Azania e Tracia. Tracia è questa qua grande sopra, per cui che ha 36 coorti, ma non è messa benissimo. Quindi è una guerra abbastanza difficile per loro. Perché ci sono due Frigie? LOL. Cipro, rivolta di Cipro. Sta tutto esplodendo qua in mille pezzi. Che casino. Questo Talmud dovrei poi tirarmelo via, un giorno o l'altro. Perché sa che poi se si espande fin giù diventa un po' ciccione. Roma sta crescendo, Cartagine più o meno. Cosa che dire? Quali sono i nostri obiettivi in questo momento? Un'idea potrebbe essere questa, ma che non è facilmente difendibile poi di fronte ai Frigi, e secondo me è comodo che confinino con la Frigia loro, che continuino a confinare con la Frigia. Quello che potrei prenderlo è di sicuro tutta questa zona qua, la voglio sotto la mia influenza, e vediamo un attimo quello che riusciamo a prendere della penisola, ridurli nella parte alta, e le robe tutte spezzettate le lasciamo in giro. Che secondo me non è male, anche perché potrebbero. Cioè, potrebbe essere anche in questo momento che, per esempio, la Frigia voglia dichiarare guerra alla Macedonia. Perché la Frigia mi sembra che sia messa discretamente bene. La Frigia è messa molto bene in questo momento. Ha un sacco di soldi. Ah, però no, sono delle ribellioni e guerre civili. Ok, quindi no, non è messa poi così bene come potesse sembrare in un primo acchito. A un primo acchito, a un primo, una prima osservazione. Oh, soldi come siamo messi? Abbiamo più 26, per cui potremmo anche quasi tirare su un'altra armata. Ma direi non in questo momento, perché rischiamo poi dopo di avere troppo attrito tutto in contemporanea e pagare lo scotto per quello. Oh, io lascerei un'armata qua sotto per gestire i barbari nella zona dell'Alto Nilo. E questo qua per i barbari in questa zona. E così in questo momento avremmo un 40.000, diciamo, di truppe. Più queste 18.000 che sposterei molto volentieri adesso. Come sono messi qua? Oh, crepi, già dei barbari. Sono sempre a 40 corti. Di navi ne hanno 39, quindi ne abbiamo molte di più noi. Oh, questi barbari dove vanno? A Catafri.
Quindi niente. Il problema è che se questi... Ah, questi vanno qua a Filoteris. Quindi il problema che abbiamo è che saranno in due posti contemporaneamente e non riusciamo a bloccare anche gli altri. Dovremo prima picchiare questi e poi andare a picchiare gli altri. Allora, vediamo un attimo se la nostra nave è arrivata, sì. O io sbarcherei questi in Calcidice. Vediamo un attimo i nostri barbari come stanno qua intanto. È scomodo dover gestire tutte queste cose in contemporanea. Starving Pops, sì, perché ci sono i barbari sopra. Ma il problema è che è difficile gestirli fin tanto che... Moment duration, moment duration. Vabbè, al momento non investirei questi soldi. È vero che abbiamo tanti soldi, ma è probabile che dovremmo spenderne molti, magari anche solo per le... Ce la fanno? Forse no, forse sì. Oh, cribbio, c'è gente che vuole lavori. Teofilo, chi è lui? Quanto mi vuol bene? Realtà... Ok, vabbè, ci sta. Mi spiace, ma sto tizio è davvero... una gran pena. Ah, abbiamo vinto. No, si stanno ritirando qua. Sì. No, sotto come sono messi, più che altro. Stanno prendendo i territori di... Dodecascoinos, ma Dodecascoinos, con tutte le armate che hai, non puoi tenere te un po' non spollate in modo da poter picchiare i barbari, no, eh? Allora, vediamo invece quassù come si è messi. Questi sono sbarcati, quindi direi, voi andate qua. Si è mossa? Sì. E vorrei vedere se qua sono... Si sono ancora in guerra. Ah, ma manca un researcher adesso, perché se n'è andato via l'altro. Chi è che sono le Scorned? Grebus e Onomastidi. Poi... sì. È vero che è scarso come non so che cosa, ma vabbè, ce lo terremo così per un attimo. Ma vorrei solo picchiare questi barbari almeno prima di dichiarare guerra. Ok. Sì, la prendiamo un sacco di attrito. Aspetta, fate di qua e poi di qua e ci vediamo tra un attimo. Sto perdendo manpower. Com'è il ricercatore morto? Ah, quello di oratorio, ok. Bestia, 15? 15 è tantissimo, no, lo metto, anche se è un po' corrotto così, vabbè. Allora, vorrei vedere un attimo qua la situazione. Take Laconia. Laconia qual è, tra l'altro? Scusatemi. Scusate l'ignoranza. Qua. Questa zona qua. Ma... Dove finisce esattamente? Questa è ancora Laconia? No, è Achaea. Ma non si legge Achaea. Dov'è la provincia di Achaea? Non c'è il... Ah, ovvio che non c'è perché non è mia. Però la Laconia, quindi cos'è che mi manca? Questa e questa, che sono Macedoni. Questa è ben mia. Sì. Olimpia e Lepreon. Sì. Ci sta. Allora, dichiariamo guerra per...
Non ha alleati. Aspetta un attimo. Questi mandiamoli qua magari. E questi, è vero che non hanno un generale, ma mettiamogli un tizio a caso. C'è qualcuno di scornato? Grebi o Nomastidi? Si è proprio scarso quello, no? Mettiamo un filetide. Dai, mettiamo un filetide qua. Giusto per un po' di carpet siege. E questi, quelli sono pronti. Vada. Ah, ho detto aspettiamo, ma alla fine non abbiamo mica aspettato, vabbè. Allora, questi salite sulla barca. Spero che non mi dichiari guerra alla Frigionalmente, ma ha delle rivolte civili, quindi... Ha delle guerre civili. Queste sono la mia zona di influenza del forte. Di Megara, benissimo. Aia, perché è incerta? Ha una qualità migliore? Il terreno è il loro vantaggio. Porca miseria. Allora, come tattica, cos'è che ci può agevolare di più? Skirmishing è debole contro Deception e Triple Access. Proviamo con questa. Perché ha una qualità migliore del loro esercito? Forse perché di tecnologia siamo indietro? Siamo a livello 10 di tecnologia, loro forse sono a livello 11. No, sono a livello 10. Perché il loro esercito ha una qualità migliore? Boh. Forse perché sono macedoni? Le stanno pigliando di brutto, ma le stiamo perdendo anche noi. I forti dove sono posizionati? Allora, Olimpia. Ok, abbiamo vinto. Olimpia è un forte, ma è l'unico qua sotto. Allora, sì, qua non sto spostando le truppe perché sono stupido. Allora, cosa fa? Allora, là li lascerei tranquilli. Ci sono dei forti qua per caso da prendere. Non ci sono forti, qua è tutto carpet siege vuoto. E sbarco qua allora, quasi quasi. Sì, andiamo a vedere un attimo qua sotto i nostri barbari che cavolo stanno facendo. Ci sono anche i rivoltosi. Loro sono ancora in alto mare, vabbè. Dai, torniamo nella visualizzazione standard. Devo cercare di fare attenzione alle truppe, come si muovono, eccetera, eccetera. No, scendete qua, istiaia. Ma c'è quanta cavolo di gente c'è morta in questa battaglia? Tantissima. Allora se un altro non hanno manpower. Allora, voi andate là. Hanno chiuso la guerra, Cribbio, hanno vinto la guerra loro nel mentre. Porca miseria, porca miseria, questo può essere un gran guaio per noi. Sono in guerra solo con noi adesso, eh sì. Ah, questo è un ottimo generale, se non altro. Questo ci sta di brutto. Fino al 56 abbiamo più 10% di morale delle armate. Ma di brutto, sì. No, scusami. No, gli andiamo dietro, scusatemi. No, 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 voi andatevene, andatevene. Qua ce li pinzano.
andate in giù, eh. A te non forte, sì. Crebio, chi era quello? Archietros. Che è il mio medico, praticamente. Vada con questo. Vedete che sono stravecchio. Li pinziamo quelli? Se li pinziamo, buonissimo. Quelli non so dove stiano andando, mi sa che mi stanno inseguendo. No, stanno andando in là. Cos'è che ci blocca il movimento là? C'è forte, no. C'è quello di Rimpia là. Ho paura che vogliano radunarsi insieme per picchiarmi in là. Allora, facciamo che questi li mando là nel dubbio. Le mie 50 navi, facciamo che andate a sostenere questo assedio, visto che già Olimpia l'abbiamo preso senza. Ah, ma Olimpia non è sul mare. Come sono messi come. Hanno speso dei soldi, parecchi anche. Scusami, ma non ti ho detto di muoverti. Ma porca vita, perché si è mosso in là? Non volevo. No, quello non ha senso. Qua che cosa succede? No, vai qua. Nel dubbio. Tu se puoi andare. Ah no, perché ho cliccato male, ecco perché. Ma vaffanbrodo. E non c'ho gente là, ovviamente. Dove sono andati i barbari qua sotto? Se ne sono spariti. Ma porca miseria. Allora, non ho capito perché i miei si sono mossi. Ma dove vanno adesso, scusami? Han perso? No. Cosa è successo a questa armata qua? Perché è impazzita? Dove stanno andando? A Delo? Ho dato delle informazioni io? No. Ma perché non li posso comandare? Scusami. Scusa? Ah, il leader è sleale. Scusami. Ma gli cambio leader, scusami un attimo. Porca miseria, non ne ho uno buono. Ce n'è uno straniero. A chi posso togliere un leader? A questi? Ci metto questo di livello 4 e poi gliene metto un altro. Scusami, ma. Ah, non posso rimetterlo. Porca miseria. Va bene, metto un altro di 4, mi spiace, ma. Devi stare qua ad Atene. Vaffanbrodo. E qua non posso. Devo aspettare 12 mesi. Cioè, fino a. Cos'è? Novembre del 47. È tantissimo, tipo. Ah no, ok, sono gli stessi prima. C'è morto il re. Questo era quello che era il generale prima.
Oh, lo corrompo, mi spiace, non so cosa dire. Il prostatosto non è un comandante perché è morto il tizio? Ma benissimo! Deo grazia! Non avevo capito fosse messo così male. Ma andate là sotto, nel dubbio. Vabbè, aspettate. Andate in là quando gli altri sono passati. Ok. Lo so, stanno andando gli altri, ma ci va un attimo. Questi barbari sono una continua spina nel fianco, una continua spina nel fianco. Hanno ancora 40 coorti, comunque non stanno sventolando nulla, ma probabilmente le 40 coorti sono messe male in quanto a effettivi. Oh, vorrei vedere un attimo solo adesso che cosa mi darebbero come pace. Sì, tutto questo me lo darebbero, molto buono. Ma voglio di più. Prendere un po' di aggressive expansion, però mi sa che... Cioè, ci sta del tutto. Allora, voglio prendere Atene, di sicuro che quella mi serve. Poi voglio anche queste isolette qua, voglio cercare di espandermi in questa zona. E anche queste isolette. Che cos'è di altro che hanno qua in zona? Vabbè, a parte tutto questo che abbiamo detto che non ci interessa. Scusami, ma non erano in pace? Sono ancora in guerra con la Tracia. Ah, perché la traccia ha dichiarato dopo. Cioè, la traccia era una guerra separata da quella qua sotto. Voi 5.000 andate là sopra. E questa chi è che dichiareremo guerra dopo Megalopolis? Scusami, Megalopolis si è alleata con qualcuno? È garantita dalla Macedonia. Non posso fare un casus belli ora su di loro. Sì. Invece sì. Oh, la sedia di Atene. Andate fin là, va? Allora, ci proviamo? Questo per ora le ignoro. Sono indeciso di dichiarare guerra a Megalopoli, ciò che ci sono. Ups, non ho visto quelli. Porca miseria, porca miseriaccia. Cioè, mi sa che ci è andata stra bene, stra di lussola. Sì. Sono andati sotto, porca miseria! Via, 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 seguili, seguili, seguili!
Posso cambiare comandante? No, posso lasciare solo questo qua da 6. Ok. Dove muoviamo la nave adesso? La muoverei qua. Cioè la nave, le navi, le 50 navi là. What? Rischiano di vincere i miei. Allora aspetta, voi andate là a prendere quell'isola. Che l'isola ci interessa? No, si schianta quella, mi sa. Arriva il 19 settembre, arriva il 17, porca miseria. No, vacci contro anche tu allora. E anche voi andateci, è vero che abbiamo il malus, ma... Dai, please, 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 ok. Sì, abbiamo perso tutti praticamente. Questa è la flotta macedone. Mi sa che la Macedonia adesso è un po' spacciata, giusto un pochettino. È stato un ottimo momento per entrarci dentro. E per andarci in guerra vorrei prendere magari queste isolette qua, eh? Skiros. No, non è il momento. Ah, i barbari che fine hanno fatto? Scusate, nel mentre. Si è fatto anche super tardi. Mi sa che questa guerra continua nel prossimo episodio. Io vi saluto veloce, 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 perché sennò... Siamo nella cacca e... Qui ci stanno? Sì. Sì. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio.